Possiamo raccontare la vita di un artista dalle sue opere? La vita di un musicista è un insieme di date, di avvenimenti, che se raccontati tutti in maniera conseguenziale si rischia di perdere il reale apporto che l'artista ha condiviso con l'umanità, ovvero la sua arte. Ciao e benvenuti su Hertz, Caffè Musicale. Io sono Fabio Pavan, sassofonista e musicista, e oggi insieme a Leonardo Franceschini vogliamo cogliere una sfida. Ossia quella di parlarvi di un musicista o un compositore che io e Leo amiamo, partendo proprio dalle sue opere musicali. Il compositore di cui oggi vogliamo parlarvi è Felix Bartholdy Mendelssohn, e partendo proprio appunto dalle sue opere musicali, che noi abbiamo ritenuto più importanti e significative, vogliamo parlarvi di questo musicista per potervi dare la possibilità di orientarvi al meglio all'interno del suo catalogo e per scoprire appunto la sua musica bellissima. Siamo nel XIX secolo e siamo in un periodo in cui avvengono un sacco di trasformazioni e cambiamenti storici che hanno gettato le basi del passaggio dal classicismo al romanticismo. È molto importante per capire l'estetica di Felix Mendelssohn riuscire a contestualizzarlo all'interno di un periodo storico caratterizzato da due grandi avvenimenti. Il primo, la Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese ha portato grande scompiglio in tutta Europa, abbattendo le vecchie istituzioni monarchiche e aprendo la strada ai principi di uguaglianza e di libertà. Parallelamente, avviene anche la rivoluzione industriale, che porta l'introduzione della macchina a vapore, la industrializzazione della produzione e la nascita delle fabbriche. Questo cambiamento radicale portò un grande sviluppo urbano e un rapido aumento della superficie delle città. Ma il romanticismo non fu solo un movimento in reazione ai cambiamenti tecnologici, politici e sociali. Anzi, fu un movimento filosofico che andava in contrapposizione all'illuminismo razionalista. Cioè, gli artisti, invece di andare a abbracciare le certezze razionali, andava ad esaltare le emozioni, la passione, come elementi guida per la vocazione artistica. Infatti, l'espressione per la natura, l'amore passionale, l'idealizzazione del passato divennero temi centrali nel pensiero romantico. Nella musica questo viene tradotto attraverso l'esaltazione dei rallentando, delle dinamiche, dei legati. Ed è in questo contesto in cui Felix Mendelssohn, nato ad Amburgo nel 1809, iniziò a sviluppare il suo talento musicale. Cresciuto in una famiglia di artisti e di intellettuali, Mendelssohn fin da subito venne esposto alla filosofia romantica. Mendelssohn era un compositore eclettico, capace di spaziare tra diversi generi e di catturare la vera anima del romanticismo. La sua musica è caratterizzata da emotività, elementi virtuosistici e un amore verso la natura e la poesia. Quello che avete appena sentito non è una semplice composizione per archi, ma se prestate bene attenzione potete accorgervi che le voci che si intrecciano e si articolano all'interno dell'opera sono addirittura otto. Infatti, questo è il famoso ottetto in Mi bemolle maggiore opera 20, completato nel 1825 da un giovanissimo Mendelssohn. Pensate che aveva appena compiuto 16 anni. Questo è stato il primo vero capolavoro di Mendelssohn, sia per forza espressiva, sia che per rigore formale, sia per l'organico inusuale. Difatti troviamo ben pochi precedenti di composizioni con appunto otto strumenti ad arco. Gli unici che possono essere un po' più importanti sono i doppi quartetti di Spohr, un compositore classico, in cui però la scrittura era diversa, perché un quartetto d'archi accompagnava un altro quartetto d'archi, non avendo quindi un ruolo alla pari. Mentre invece la scrittura dell'ottetto di Mendelssohn è molto più contrappuntistica, in cui ogni strumento, ogni arco presente nell'ottetto ha un ruolo alla pari di tutti gli altri, quindi è una scrittura più paritetica. Uno degli elementi più interessanti di questo ottetto, che si struttura in quattro movimenti, è l'utilizzo ciclico di alcune idee tematiche. Appunto, in queste quattro macro aree, queste macro sezioni che noi definiamo movimenti, possiamo ritrovare alcune idee melodiche, alcuni temi, alcuni accenni di temi di materiale melodico utilizzato in precedenza.
il tutto riesce a concorrere quindi poi a una organicità della composizione. Quindi, nonostante sia appunto strutturata in quattro sezioni, possiamo avere la percezione di una composizione pensata nella sua interezza. Il movimento che possiamo definire più interessante e che comunque presenta delle caratteristiche che ritroveremo nelle opere di Mendelssohn successive è il terzo movimento, definito scherzo. Per scherzo intendiamo quel movimento, quella macrosezione che solitamente si posiziona fra un movimento lento e uno più veloce e gioca appunto sull'arguzia, sulla giocosità per alleggerire la tensione che si viene a creare fra il movimento lento, appunto l'andante che lo precede, e il movimento finale, l'allegro, che appunto conclude tutta la composizione. Ha una struttura interna, lo scherzo, che è tripartita, un ABA, in cui la parte centrale si definisce trio, infatti a volte troviamo anche lo scherzo con trio, ed è composta in un metro ternario, quindi solitamente un tre quarti o un tre ottavi. In questo scherzo troviamo appunto una caratteristica importante della scrittura di Mendelssohn che troveremo appunto anche nelle opere successive, che è questa scrittura per archi molto leggera, molto staccata, di dinamica pianissimo, che ricorda un po' quello che sarà la musica degli elfi della overture del Sogno di una notte di mezz'estate e che lo stesso Mendelssohn riprenderà anche nella sua prima sinfonia. Intravedete tra gli alberi figure sfuggenti? Elfi, folletti, fate che danzano? Questo passaggio è chiamato in diversi modi: passo degli elfi, danza delle fate, ed è un passaggio dell'ouverture Sogni di una notte di mezz'estate di Felix Mendelssohn. Pensate che questo capolavoro l'ha scritto a soli 17 anni, diventando uno dei suoi più grandi successi. L'ouverture appartiene a quel genere delle musiche da scena che in quel periodo erano un po' sottovalutate rispetto alle solenni sinfonie. Tuttavia, però, le abilità compositive di Mendelssohn hanno fatto sì che questa composizione non venisse considerata semplicemente come sottofondo per uno spettacolo teatrale, ma prendesse tantissima importanza fin da subito. La sua ispirazione deriva dalla famosa commedia Sogni di una notte di mezz'estate, scritta da Shakespeare. Shakespeare aveva fatto innamorare numerosi artisti romantici e Mendelssohn era tra questi. Questo legame tra Shakespeare e Mendelssohn trova radici nell'influenza dello scrittore tedesco Johann Wolfgang von Goethe. Infatti Mendelssohn e Goethe avevano un grande rapporto in quanto entrambi frequentavano il salotto della famiglia Mendelssohn fin dalla tenera età del compositore. Bisogna anche dire che sia Goethe che Mendelssohn hanno l'elemento fantastico e immaginativo all'interno delle loro opere. La musica dell'ouverture Sogni di una notte di mezz'estate ci porta all'interno di un mondo immaginativo e incantato, ricco di avventure e sogni. Mendelssohn crea abilmente atmosfere suggestive attraverso le sue composizioni. L'inizio dell'ouverture ci catapulta immediatamente in un'atmosfera di mistero e incanto, evocando l'immagine di un bosco magico nella calma notte. È interessante notare come un anno dopo Mendelssohn inizia a intraprendere i suoi viaggi in Europa. Il primo viaggio fu proprio in Inghilterra, dove ha l'opportunità di assistere a diverse performance delle varie commedie di Shakespeare, tra cui anche Sogni di una notte di mezz'estate. Questo suo confronto con il teatro inglese sicuramente avrà arricchito la comprensione dell'opera e sicuramente influenzato le interpretazioni successive dell'opera stessa. Se desiderate immergervi all'interno dell'opera, vi consiglio di vedere un video presente su YouTube del Balletto di Parigi del 2017. Sono 30 minuti di musica, ma che vi permettono di immergervi completamente nella composizione di Mendelssohn, unendo al suo interno anche ballo e recitazione.
Tutti abbiamo sentito parlare almeno una volta di preludi e fughe, e viene associato questo termine a un grande compositore che ha fatto la storia della musica, il grande Johann Sebastian Bach. Per preludi e fuga si intende una tipologia di composizione abbastanza precisa che era molto in auge nel periodo barocco. Specialmente la fuga, che era una composizione con delle regole strutturali e formali molto definite e molto precise, in cui veniva esposto un tema e veniva elaborato polifonicamente tra le varie voci che componevano la composizione. Quindi ogni voce, ogni strumento che esponeva il tema e lo elaborava aveva la stessa importanza delle altre voci. Il preludio invece è una composizione che appunto preludeva, precedeva qualcosa, in questo caso la fuga, e aveva una scrittura molto diversa, svincolata dalle regole formali e strutturali, aveva un carattere più espressivo, più libero, che a volte poteva assumere anche dei tratti improvvisativi. Come detto, i preludi e le fughe erano delle composizioni che avevano molta fortuna nel periodo barocco, ma già dal periodo classico, quindi dalla seconda metà del Settecento in poi, caddero un po' in disuso, un po' perché era cambiato il gusto del pubblico che li ascoltava, un po' perché appunto dovute da tutta una serie di regole formali e strutturali che governavano queste composizioni, venivano interpretate come appunto delle composizioni molto intellettuali. Ma bisogna ricordare che Mendelssohn crebbe proprio in un ambiente intellettuale borghese e proprio su consiglio e stimolo del suo maestro Zelter approfondirà lo studio delle composizioni di Johann Sebastian Bach fino ad arrivare alla composizione fra il 1827 e il 1837 dei sei preludi e fughe opera 35, che sono esattamente quelli che avete appena ascoltato. Mendelssohn scriverà alla sorella Fanny, una musicista di cui bisognerebbe parlare molto di più. Fanny Mendelssohn ricevette la stessa educazione musicale del fratello ed era una musicista eccezionale, una pianista molto talentuosa, che però dovette abbandonare la sua carriera da musicista appunto in quanto donna. Ma fortunatamente in questi ultimi tempi si stanno riscoprendo alcune fra le sue composizioni più belle. Mendelssohn appunto scriverà alla sorella Fanny di queste composizioni e dello stimolo che gli avevano dato, perché aveva proprio il desiderio di dedicarsi a una scrittura più rigida, più legata a delle regole formali, dopo l'esperienza avuta con le romanze senza parole, che erano più famose e più importanti sicuramente per il suo slancio emotivo. Quello che ne risulterà poi, nonostante l'intento appunto di avere una scrittura più rigida e più regolare, sarà un ottimo equilibrio e molto interessante fra appunto questa sfera razionale legata alla forma strutturale della fuga e lo slancio espressivo tipico del romanticismo di cui Mendelssohn era comunque un esponente. Queste composizioni, oltre a donarci grande della bellezza intellettuale ed emotiva del grande compositore Mendelssohn, ci fanno anche interrogare ancora di più sul rapporto che aveva Felix con il grande Johann Sebastian Bach. Perché appunto, stimolato da Zelter, come abbiamo detto prima, il suo maestro di musica, a studiare ancora di più questo compositore che, dobbiamo ricordare, era caduto nell'oblio. La musica di Bach non verrà più rappresentata dopo la sua morte, o comunque non godeva della fama che ha attualmente. Fino a quando, nel 1829, non verrà rappresentata a Berlino la Passione secondo Matteo, opera monumentale del grande Johann Sebastian Bach, su proposta proprio di Felix Mendelssohn. Infatti Felix Mendelssohn, in questa operazione di riscoperta di un grande genio del passato, otterrà un grande riscontro di pubblico e degli intellettuali e musicisti dell'epoca proprio per aver proposto la rappresentazione di questa opera importantissima. Mendelssohn inconsciamente stava creando anche una nuova professione, ossia quella del direttore di orchestra. Perché chi dirigeva le orchestre in quell'epoca, in quel periodo, erano principalmente i musicisti che eseguivano e rappresentavano la propria musica.
Mendelssohn fu uno dei primissimi a rappresentare e a studiare la musica di altri, in particolar modo del passato, per riproporla poi quindi a un pubblico contemporaneo. Da qui Mendelssohn si prodigherà appunto per avere dei salari più alti per gli orchestrali e ad alzare il livello musicale proprio degli orchestrali stessi. Ma hai sentito parlare delle romanze senza parole, o dette in tedesco Lieder ohne Worte? Sono praticamente delle composizioni molto caratteristiche di Mendelssohn che ancora oggi, a 2 secoli di distanza, riescono a essere veramente molto dirette nell'estetica romantica e a rapire l'ascoltatore con l'espressione di sentimenti che delineano il periodo romantico. Queste composizioni sono state scritte durante tutto l'arco della vita di Mendelssohn e sono raccolte in 8 volumi. Hanno una grande particolarità, queste romanze senza parole, che proprio come suggerisce il titolo, non hanno il cantato. E perché scegliere il non cantato? Bisogna dire che queste forme si distinguono rispetto ai Lieder, che invece sono praticamente delle composizioni che associano praticamente il testo poetico a appunto la melodia. E invece Mendelssohn decide di non mettere le parole proprio per riuscire a togliere l'elemento che mediava tra la musica e l'espressione dei sentimenti. La particolarità inoltre di queste romanze era il fatto che sono veramente molto brevi, ma veramente molto intense, dando appunto un'espressione emotiva veramente miniaturistica. È interessante notare come durante il periodo romantico sono nate nuove forme musicali, come i notturni di Chopin, le romanze senza parole di Mendelssohn, le rapsodie di Liszt, le composizioni di Schumann. Tutto questo deriva dal fatto che i compositori in quel periodo avevano una grande necessità di dover descrivere le emozioni e l'animo umano in tutta la sua complessità e in tutta la loro libertà, riuscendo in qualche modo a svincolarsi da quel rigore tipico del classicismo. Io vi consiglio caldamente l'ascolto di queste composizioni, in quanto sono molto brevi ed esprimono veramente in poco tempo tutta l'estetica romantica caratterizzata da le dinamiche, il legato, il rallentando, che sono appunto quelle articolazioni, quei portamenti che vanno appunto a descrivere le emozioni e tutto quell'aspetto sentimentale della musica. Infatti, se prendete queste composizioni, ad esempio le volete confrontare con un brano di Bach, Beethoven, Mozart, vi risulterà subito evidente la differenza tra classicismo e romanticismo. Ovviamente non possiamo parlare di tutte le opere di Mendelssohn nel dettaglio, e anche di quelle più famose non ne abbiamo parlato per una questione di praticità e di tempo. Bisognerebbe ovviamente citare tutto il repertorio sinfonico, altre grandi composizioni della musica da camera, il concerto in mi minore per violino e orchestra. Insomma, ci sarebbe tanto altro di cui parlare. Noi di Hertz volevamo semplicemente darvi lo stimolo per conoscere, approfondire, ascoltare un grande compositore che ci ha lasciato della musica bellissima e che a noi piace. Noi crediamo nella curiosità come un valore che ci aiuta a crescere, per questo vi invitiamo ad ampliare gli ascolti, perché ampliare i propri gusti musicali ci può aiutare a scoprire cose nuove che potrebbero piacerci e anche a scoprire cose nuove su noi stessi. Lasciateci un like qualora appunto il video vi fosse piaciuto e scriveteci nei commenti se questa tipologia di video vi piace e se ci fossero altri compositori e artisti che vi piacerebbe approfondire insieme a noi. Vi invitiamo inoltre a seguirci anche sugli altri social e vi aspettiamo ogni lunedì alle 8:30 per la nostra live settimanale di argomento musicale. Ciao e a presto!